A proposito di quello che diceva Sandro, le Sandro? grafiche che ti ho preparato Sì. riguardano proprio il rendimento della Ternana e delle altre e dei calendari di Quale vuoi? qui alla fine del campionato. Quella che vuoi, vado a braccio. Vai a braccio, allora Vai. iniziamo dalla prima, quella Esatto, interessante. Vabbè, iniziamo dalla prima, facciamo questa parentesi grafiche No, e... era per dare la razionalità alla speranza, esattamente quello che diceva Sandro. Non è che uno diventa pazzo e dice, vabbè, la Ternana non è mai stata così vicina alla salvezza. La Ternana è la linea verde, la salvezza è la linea nera, non quella spezzata, quella che vedete che a fianco c'è scritto salvezza, le altre sono le squadre più o meno con i colori sociali. La Ternana non è mai stata così vicina alla salvezza diretta, a parte intorno alla diciassettesima, qui stiamo parlando dall'arrivo di Breda, dove era salva. Ma perché sotto manca il Lecco, naturalmente, perché aveva tre squadre, aveva quattro squadre dietro, però come vedete adesso ci sono altre due squadre insieme allo Spezia da poter andare a prendere. C'è il crollo verticale che ha avuto il Bari, il crollo che ha avuto anche il Cosenza, che è da più tempo lì sotto, come vedete ha avuto un andamento abbastanza altalenante il Cosenza. La Ternana è sempre stata sott'acqua, ma non è mai stata così vicina alla salvezza, ce lo dicono proprio i numeri. È vero che anche l'Ascoli, è vero che anche la Feralpi Salò non sono mai state così vicine alla salvezza, ma dobbiamo guardare dentro casa nostra. E quindi questo è un dato oggettivo in cui in questo momento ci sono tre squadre, quattro squadre in due punti, e sono la Ternana, lo Spezia, il Cosenza e il Bari. Due retrocedono e due si salvano. Anzi, scusatemi, una si salva, due vanno ai playout e una retrocede. Obiettivamente una situazione così non si era mai verificata prima in campionato e la Ternana ha tutto il dovere di andarci a credere. Poi bisogna anche andare ad analizzare quelli che sono i trend, non tanto dell'era Breda, quanto, come diceva Sandro, delle ultime partite. Qui ho voluto mettere a confronto per ogni squadra pericolante, e ho aggiunto anche il Lecco, le ultime 5, le ultime 10 e le ultime 15. Lo Spezia è in crescendo. La Ternana nell'ultimo periodo ha abbassato la propria media, passando da 1,2 a 0,8. La Feralpi sta andando bene. Le altre, guardate Cosenza e Bari, che hanno praticamente dimezzato, se non fatto tre volte meno, la propria media punti. Quindi anche un trend negativo che chiaramente porta la tifoseria rossoverde ad essere più pessimista di un mese fa, perché nelle ultime 10 la Ternana è riuscita a vincere qualche partita in più rispetto che nelle ultime 5, però comunque è superiore rispetto alla media punti che hanno Cosenza e Bari, che stanno andando malissimo in questo momento. È molto simile a quella dell'Ascoli. È chiaro, poi bisogna andare a vedere anche quelle che saranno le partite successive. Questo mi sembra molto indicativo come grafico per vedere chi è più in forma e chi è meno in forma. Attenzione, perché poi dopo andiamo a vedere anche dopo, successivamente, i calendari. Questo è lo stato di forma messo in un altro modo, no? Le caselline verdi, più si va verso la fine del grafico e più siamo arrivati alla giornata, cioè il giallo è il pareggio, il rosso è la sconfitta, il verde è la vittoria, la Ternana ha pareggiato, come vedete l'ultima giornata ha perso soltanto il Bari, sono rimaste immutate, no? Le posizioni di classifica, però la Ternana nelle ultime 10 partite è fra le squadre che hanno vinto di più, è la squadra che ha vinto 3 partite insieme alla Feralpi Salò. Lo Spezia ha vinto 3 partite esattamente come la Ternana, due ravvicinate, aveva la possibilità di farne addirittura 3 se avesse vinto lo scontro con l'ultima in classifica. Le altre sono decisamente peggio della Ternana, non prendiamo in considerazione il Lecco, ma Cosenza e Bari. Bari nelle ultime 7 non ha vinto più, così come Cosenza. Quella successiva in realtà sono le ultime 5, quindi possiamo saltarla, l'abbiamo già vista precedentemente. E se questo è il calendario della Ternana, andiamo ancora avanti con l'ultima, non so se hai preso esatto, e qui vediamo i calendari, no? Non so se hai pure preso quello colorato, Certo, Ilano, quell'altro ancora, l'ultimo, così vediamo no, sia le posizioni, questo era l'ultimo. forse ce n'era anche un altro, comunque vabbè, conta poco. Le partite in rosso sono scontri diretti, il Cosenza ha tre scontri diretti, la Ternana ne ha uno e vediamo che succede con quella l'ultima giornata, perché la Feralpi Salò potrebbe ancora essere in corsa per un posto al sole, come no, chiaramente. Però, come si diceva prima, il calendario del Bari: il Bari incontra il Como, il Palermo, il Parma e il Brescia, da valutare se ancora in corsa per un posto ai playoff o meno. Insomma, nelle prossime quattro partite ha tre squadre di altissima classifica e uno scontro diretto fuori casa. Il Allora, Cosenza ha vedete, una ma partita difficilissima la prossima contro il Palermo, la Reggiana però ce l'ha fuori casa, tre scontri diretti.
Lo Spezia ha un calendario anche questo non semplicissimo. Parma e Samp subito, poi va il Brescia, poi c'è il Palermo, scontro diretto col Cosenza, fuori casa il Venezia all'ultima. Cioè, è vero che il calendario della Ternana è duro, ma non è che quello delle altre è meglio. Quindi bisogna essere pessimisti, fra virgolette, per il cammino rossoverde, ma non è che le altre siano poi così contente del calendario che hanno a disposizione. Non è che solo la Ternana c'è il calendario difficile. Certo. Qualcuno mi sembra più difficile di quello della Ternana. Quello del Bari sicuramente, anche quello del Ma Cosenza. anche lo Spezia. Ma, sì.